Sì? Namaste, mi chiamo Ram Shankar Nikumb. Insegno alla New Era. Prego. Sono i quaderni di terza. Sì. Chi l'ha disegnato? Ishan. Ishan? Ishan dipinge? Sì, gli piace tanto dipingere. Kabhi baate jaise dadi nani, kabhi chalte jaise mamam pani, kabhi ban jaye bole sawalon ki chadi. Sannaate mein hansi ke jaise, sune hoton pe khushi ke jaise, ye to noor hai barse kar teri kismat ko badi. जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने को कंधा, जैसे मन मौज नदिया जाग उड़ाए कुछ करे, जैसे बैठे बैठे मीठे से झपकी, जैसे प्यार की धीमी से धमकी, जैसे कानों में सरदम हर दम बजती रहे. Posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie. Perché è in collegio? Perché? Non avevamo scelta. L'anno scorso ha ripetuto la terza. Lei non ci crederà, la terza! E non c'erano miglioramenti. Mio figlio maggiore ogni anno è il primo della classe, in ogni materia. Qual è il suo problema, secondo lei? Problema? Il suo atteggiamento è un problema. Verso lo studio, verso tutte le cose. Ha sempre una scusa, fa i capricci. Non ascolta mai nessuno. Le chiedo qual è il problema e lei mi descrive i sintomi. Sta dicendo che suo figlio ha la febbre, già lo sappiamo. Perché ha la febbre? Questo le chiedo. Qual è la causa? Perché non me lo dice lei? Avanti. Gli errori, quando legge o scrive, seguono uno schema. C'è un errore che si ripete. Schema? Quale schema? Sono errori su errori. Non ha capito che c'è uno schema. Guardate. Qui. Al posto della B scrive la D e viceversa. Sono lettere che gli sembrano uguali, le confonde. E qui ha scritto Ser al contrario, scrive tante lettere al contrario, guardate. H minuscola e T minuscola, vedete? Come allo specchio. Animale, 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 l'ha scritto in tre modi diversi. Vuol dire che ha memorizzato una parola errata. Seconda cosa, confonde le parole simili. Guardi, T-O-P diventa P-O-T. S-O-L-I-D, S-O-I-L-D. Perché fa così? È stupido? È svogliato? No. Io penso che abbia difficoltà a riconoscere le lettere. Quando lei legge APPL e mela, lei immagina una bella mela, vero? Ishan non riesce a leggere la parola e non capisce che significa. Per leggere e scrivere è importante capire il suono e la grafia, come è importante capirne il significato. Lui non mette in pratica le capacità di base. Che sta dicendo? Le sue sono tutte scuse per non studiare.
favore, signore, legga questo. E come faccio a leggere? È scritto in cinese. Beh, almeno ci provi, si concentri. Come sarebbe a dire scusi? Come Lei faccio a leggerlo? Lei non si comporta bene, ha un atteggiamento scorretto. Io non... Mi sta prendendo in giro. Questo è il modo in cui si sente Ishan. Lui non può riconoscere l'alfabeto. La difficoltà nel leggere e scrivere si chiama dislessia. Talvolta i bambini con questo disturbo possono avere anche altre difficoltà. Per esempio, comprendere delle istruzioni complesse. Pagina 60, capitolo 8, paragrafo 2, riga 1. Confusione. Oppure difficoltà motorie più o meno gravi. Ishan ha mai avuto difficoltà ad allacciarsi la camicia o le scarpe? Sì. Johan, se lanci una palla, lui la prende al volo? Beh, non riesce a intercettarla. Non riesce a misurare contemporaneamente dimensione, distanza e velocità. Quanto è grande la palla? Quanto è lontana? Quanto è veloce? Il tempo di realizzarlo e il treno è passato. Vi rendete conto? Un bambino di soli 8-9 anni che non riesce a leggere e a scrivere, né a fare le cose semplici di tutti i giorni. Non riesce a fare tutto quello che è elementare per ogni ragazzo della sua età. Come pensate che si senta? La sua autostima sprofonda sottoterra. Per mascherare la sua difficoltà combatte ogni giorno. Fa il ribelle e indisciplinato. La sua è una guerra continua. Mostro a tutti che non sono capace? No, meglio sfidarli. Lo imparano dagli adulti. Il risultato è che il ribelle viene fatto fuori. Mi dispiace tanto che non abbia voglia di dipingere. È veramente un peccato. Perché proprio il mio Inu? Non lo so, signora. È un disturbo nervoso, può succedere a chiunque. Talvolta può essere genetico. Per semplificare, diciamo che ha un problema nelle connessioni cerebrali. Quindi sta dicendo che mio figlio non è normale, che è ritardato? Lo sa che lei è molto strano. Guardi, guardi questi disegni. È capace di esprimere milioni di pensieri col colore. Ha molto più talento di tutti noi. E il vantaggio qual è? Perché cerca un vantaggio? Che devo cercare? Che farà quando sarà adulto? Come farà a confrontarsi con il mondo? Che succederà quando noi non ci saremo più? Lo so. A questo mondo la competizione è un valore forte. Di conseguenza, la massima aspirazione è avere dei figli vincenti. Devono essere sempre al massimo. Dottore, ingegnere, manager, scienziato. Altrimenti non vi accontentate, li volete sempre al massimo. Ruolo minore non lo potete accettare. Vero? Pensateci un po'. Ogni bambino possiede un suo talento. Ha delle sue abilità, ha dei suoi interessi. E invece no. Voi genitori volete sempre di più dai figli. Fa niente se devono pagarla a caro prezzo.